Alla luce del quadro allarmante emerso dal PIT Salute 2011, Cittadinanza Attiva come valuta le attuali politiche sanitarie nazionali? Emerge un quadro di tagli eccessivi che pesano sulle tasche dei cittadini. Le persone si stanno accorgendo che il servizio sanitario pubblico si è impoverito, se ne accorgono perché i tempi si allungano, perché i costi aumentano, perché ci sono nuovi ticket, perché le rette per ricoverare un familiare, un anziano in una struttura residenziale aumentano. Tutto questo ha un peso molto forte. Quali le proposte di Cittadinanza Attiva per migliorare il servizio sanitario? Una per tutti, cambiare mentalità. Tagliare non serve, ma bisogna solo utilizzare al meglio le risorse, le poche risorse che abbiamo, per riorganizzare dei processi, riorganizzare dei percorsi, personalizzare i processi di cura, ma soprattutto tener conto che livelli essenziali di assistenza vuol dire che in Italia, in ogni regione, in ogni azienda sanitaria devi poter garantire l'essenziale, cioè la cura essenziale. Questo oggi non avviene più perché si parte da quanti soldi abbiamo per garantire quello che forse garantiremo. Invece questo è un punto di partenza e non un punto di arrivo.